Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Venerdì 14 aprile, il direttore generale della OU di Cagliari, Chiara Seazzu, è entrata a far parte del forum permanente dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. L'insediamento è avvenuto durante l'evento organizzato da Federsanità a Roma, nell'auditorium Cosimo Picinno del Ministero della Salute. Obiettivi del forum: lavorare per una sanità sempre più di qualità e vicina ai cittadini. Analisi dei bisogni e programmazione digitale. Questo è il nuovo progetto della OU di Cagliari, fortemente voluto dai vertici aziendali, che consentirà di costruire un processo codificato di rilevazione del fabbisogno, con l'obiettivo di fornire servizi sempre più di qualità ai cittadini. Il progetto, presentato il 17 aprile alla Città dell'Universitaria di Monserrato, ha coinvolto la parte amministrativa dell'azienda in stretto contatto con quella sanitaria in un lavoro che ha visto la partecipazione di tutte le strutture. Nella doppia puntata di 15 minuti con di questa settimana abbiamo parlato della salute della donna in occasione della giornata dedicata al tema che si svolgerà domani 22 aprile. Abbiamo approfondito l'argomento con due specialisti del Duilio Casula. Il professor Stefano Guerriero, direttore del Centro Integrato di Procreazione Medicalmente Assistita e Diagnostica Ostetrica Ginecologica, e il dottor Bruno Piras, direttore di Emergenze Ginecologico-Ostetriche. Nella prossima puntata parleremo di asma. Vi aspettiamo martedì 2 maggio, sempre alle 17. Come di consueto, vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social: su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e TikTok. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AU Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338 7194 434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.